avete messo in grossa difficoltà il Pescara con la vostra organizzazione di gioco. Tu hai anche avuto una buona opportunità nel secondo tempo. Vi penalizza secondo te questo risultato? Alla lunga la vittoria del Pescara ci sta? Ma siamo venuti qua sapendo e conoscendo la forza del Pescara, quindi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, però penso che non abbiamo demeritato per niente, abbiamo avuto anche nelle nostre occasioni, come detto, e potevamo sfruttarle meglio. Poi alla fine il calcio, si sa, è deciso da episodi, oggi ha premiato il Pescara, però noi andiamo via di qua con una grossa consapevolezza che incontravamo la prima della classe e l'abbiamo messa in difficoltà. Ecco Luca, a me non è sfuggita una cosa nel primo tempo, quando ti sei procurato un calcio d'angolo e hai alzato lo sguardo e hai visto quella che è stata la tua curva, che sensazione ti ha fatto? Per me tornare qua a giocare è sempre, sempre bellissimo, perché ho vissuto anni bellissimi. E sono mancato? Diciamo che un po' tutto l'ambiente, un po' tutte le circostanze in cui quando metti i piedi in campo è sempre bello rivedere la curva, i tifosi, tutto l'ambiente Pescara. Allora, il pullman deve partire, allora ti chiedo una cosa velocissima, faccio un po' la stessa domanda che ho fatto a Scotto, perché avete giocato con la Ternana, avete giocato contro la tua ex squadra, la Virtus Entella, e oggi contro l'altra tua ex, il Pescara. Tre squadre che vogliono andare in B, mi dici differenze, dove secondo te il Pescara, se lo pensi, è più forte delle altre? Ma abbiamo incontrato sì tre squadre che lottano per le prime posizioni e devo dire che a livello di intensità e gioco mi ha impressionato più il Pescara, perché venire qua loro ci hanno messo veramente in difficoltà, perché appunto vanno tanto sull'intensità, quando esce la palla la fanno rientrare subito in campo, giocano tanto su questo aspetto, a differenza delle altre squadre che magari gestiscono più la partita a lungo andare, che hanno magari più esperienza, e il Pescara è molto più sprintoso.